ci siamo. Buongiorno ragazzi, buongiorno Buongiorno a Alessio, te. buongiorno Gianluca. Buongiorno a tutti, Alessio. buongiorno. Questa è la terza edizione, diciamo, di questo progetto qua. Come al solito faccio presentazioni veloci. Io sono sempre Filippo, mi occupo di ricerca in generale nel campo appunto della natura umana e collaboro con NACED. Motivo per cui è nato questo progetto qua, dedicato diciamo un po' alla informazione, all'educazione. Oggi abbiamo con noi Alessio Tosato, che è un Buongiorno. biologo nutrizionista, che è uno dei relatori dell'Accademia NACED, appunto laureato in scienze biologiche, biologo nutrizionista con un master di nutrizione umana presso Pavia, Università di Pavia. E ci aiuterà un pochettino a fare anche qua un po' di chiarezza, comunque una panoramica generale più verso la nutrizione. E come sempre con noi anche Gianluca De Benedictis, fondatore di NACED e anche lui ricercatore ossessionato come me. E basta, non aggiungerei altro. Partirei già direttamente se ho detto tutto, se non volete aggiungere altro, ragazzi, con una prima domanda. Quindi Presentazione molto oggi, perfetto, chiara. quindi vabbè, tema generale abbiamo detto nutrizione, quindi, e in particolare parto già da una domanda abbastanza specifica. Quindi Sì. in questo periodo che stanno diventando più settimane che giorni, chiaramente l'hot topic è quello del coronavirus, Covid-19, ovviamente, quindi parto già dicendo che molto spesso faremo dei riferimenti riguardo ai virus in generale, sicuramente Alessio con la sua esperienza ci può appunto chiarire qualche idea. Una cosa che diciamo, possiamo considerare l'organismo umano come un grande ambiente formato da piccoli ecosistemi che devono cooperare tra loro, no? Quindi c'è sempre un po' questa, diciamo, parallelismo tra gli ambienti naturali in realtà e l'ecosistema corpo, uomo. È molto facile, soprattutto oggi, diciamo con gli stili di vita diffusi oggi, andare a sovraccaricare questi ecosistemi, quindi danneggiarli e renderli probabilmente più vulnerabili ai virus. Questa è un po' la tematica generale che voglio accendere in partenza e lascio direttamente la parola a te, Alessio. Quindi interazione tra ecosistema specifico del corpo, che poi in realtà ce ne sono tanti, probabilmente diciamo sono collegati ai nostri sistemi, quindi sistemi e apparati, e l'interazione con questi virus che sono una realtà presente da sempre, nel senso noi conviviamo quotidianamente con tantissimi virus in realtà, alcuni diciamo che sono un pochettino più gravi di altri, ovviamente. Ma guarda, allora Filippo, hai detto bene, nel senso che noi fondamentalmente siamo un insieme di cellule, di tessuti, di organi che però alla fine vanno a costituire quello che è l'organismo. Io nel mio lavoro proprio mi occupo di cercare di sintetizzare il tutto e per questo lavoro molto sul concetto che è, che è quello della genetica, che va un po' a racchiudere un po' il concetto, come dicevi te, di ecosistema e di interazione cellulare, interazione tra organi e in questa situazione di contaminazione virale il virus può essere quel fattore epigenetico, poi dopo andiamo a spiegare i vari termini, che va a intaccare il nostro ecosistema, quindi la nostra genetica. Siamo in una situazione dove c'è stato chiaramente un sopravvento dell'epigenetica, del fattore epigenetico, del fattore ambientale, dove probabilmente ha inciso anche il fatto che il nostro corpo, il nostro ecosistema non era, come posso dire, pronto per questo tipo di situazione. E il non essere pronti ovviamente dipende da tanti fattori alimentari, fisici, stressogeni, quindi psichici, cioè come il virus, ma qualsiasi fonte avversa va ad intaccare il nostro organismo, la reazione di ciò dipende fondamentalmente dalla nostra grado di preparazione, che risente appunto di più fattori. Geneticamente, ricordo, la genetica
fondamentalmente è quella scienza che studia, io dico, il corpo umano, perché il gene, che è tutto questo insieme di polimeri, di sostanze che costituiscono il DNA, determina quello che noi siamo fisicamente, mentalmente, a livello proprio a 360 gradi. E la genetica serve fondamentalmente a farci capire come dovremmo essere, come il nostro corpo tende a farci essere, poi chiaramente il contesto di vita è quello che ci porta ad essere nella realtà, quindi si parla di genotipo, il genotipo è ciò che il nostro corpo tende a farci sviluppare, il fenotipo è ciò che il nostro corpo è. Ed è il collante fra queste due situazioni, fra questi due, come posso dire, stati, è l'epigenetica, dove nell'epigenetica rientra tutto ciò che l'ambiente ci sottopone, il cibo che noi introduciamo, la tipologia di attività fisica, di movimento che facciamo, lo stato al contrario di sedentarietà, l'utilizzo di integratori. L'utilizzo di qualsiasi sostanza benefica o malefica che viene introdotta nel nostro organismo, dal chimico o naturale che sia, e chiaramente anche gli agenti patogeni. In questo caso si parla di coronavirus, quindi questo virus che ci ha colpito e che sta purtroppo creando una situazione pazzesca, sia dal punto di vista salutistico. Ma non solo, questa situazione cambierà anche la socialità, il modo di vivere, e questi sono ulteriori fattori epigenetici che ora magari non ci stanno ancora dando una conseguenza, ma nel tempo andranno a determinare dei fattori, alcuni benefici, altri malefici, che chiaramente andranno a creare un disequilibrio sul nostro ecosistema, sul nostro organismo, che ci porterà quindi a dover chiaramente affrontare e a modulare, a cambiare il nostro modo di esserci. Quindi questa è una cosa molto importante. Noi dobbiamo assolutamente renderci conto che quello che è successo, quello che sta succedendo, dovrà per forza far sì che noi, che in noi cresca uno stato di coscienza. E che da un punto di vista quindi genetico ed epigenetico ci porti a sviluppare dei cambiamenti. Questo è fondamentale. E quindi, tornando alla domanda iniziale, noi siamo sotto scacco di questo virus, in questo momento, di questa situazione, e di conseguenza è opportuno, cercare di migliorare la capacità del nostro sistema immunitario. Questo come? Facendo sicuramente cambiando, migliorando il nostro stile alimentare e sicuramente introducendo dell'attività fisica. Venendo sul concreto, queste sono le due cose che in questo momento noi possiamo, dobbiamo e forse abbiamo anche più tempo, paradossalmente, per fare. Mi collego io, Sì. sì, Ale, sì, no, perché sulla Era domanda di una piccola Filippo, premessa, diciamo, ecco, poi adesso, ecco. certo, sulla domanda di Filippo quello che mi viene da, un collegamento immediato che mi viene da fare è l'ecosistema ambiente anche, cioè il pensiero ricade sull'ecosistema corpo e l'ecosistema ambiente che sono, diciamo, due macchine strettamente collegate, no? Noi le abbiamo scollegate molto sotto il punto di vista della ragione, però non ci sono, è difficile non trovare una comparazione tra un'unica formula chimica che non esprima come il corpo sia identico al pianeta che lo ospita, ok? Quindi è molto particolare come come forse bisogna, non lo so, una riflessione che mi viene da fare è quanto l'uomo stia sovraccaricando l'ecosistema inteso come il pianeta Terra. Tutti i Questo è fattori un di tema, inquinamento, eccetera. molto importante. Sì, l'esaurimento soprattutto delle risorse naturali, cioè il fatto che noi stiamo sfruttando molto, molto, molto questa terra anche per
tanti motivi per i trasporti, per portare alimenti che sono specifici di una terra dall'altra parte del mondo. Insomma, è una richiesta molto forte che stiamo facendo al nostro pianeta e utilizzare l'ecosistema Terra così significa anche liberare nell'ambiente degli ospiti che fanno parte di altri ecosistemi. Cioè, il corpo umano è un ecosistema molto adatto ad ospitare dei virus. Siamo 7 miliardi e 700 milioni di persone. Viviamo in ambienti, nelle città, molto, molto aderenti. Quindi il virus ci considera un ospite perfetto perché Assolutamente. siamo molto, molto bravi a passarcelo velocemente. E quindi Ma se il anche la virus nostra non ha più il suo struttura. ecosistema originale, che potrebbe essere un terreno, un altro animale, un ambiente che è stato devastato perché abbiamo l'esigenza di sfruttarlo noi, c'è probabilmente la possibilità che questi ospiti che facevano parte di un altro ecosistema, poi vadano a cercare un ecosistema altrettanto compatibile. Cioè, noi siamo la terra che viviamo, non so come dire, no? Quindi Sì, noi siamo siamo, perfettamente. sono d'accordissimo, assolutamente d'accordo. Poi chiaramente noi ci cibiamo e sfruttiamo, tra virgolette, l'ambiente proprio per il nostro sviluppo, per la nostra nutrizione. Come detto te, noi siamo un terreno fertile per tutti gli agenti patogeni. La nostra biochimica tende a portarci all'acidosi e gli agenti patogeni crescono in ambienti acidi. Quindi di base noi abbiamo proprio una struttura biochimicamente parlando adatta per la crescita e lo sviluppo di batteri, funghi e patogeni vari, e virus in questo caso. Quindi purtroppo questo è un qualcosa che se poi noi andiamo a fomentare negativamente c'è il rischio di ampliare il tutto. E poi, qui entriamo nel singolo, ci sono dei fattori, delle predisposizioni genetiche che permettono ad alcuni soggetti magari di essere un po' più purtroppo abili ad incamerare i patogeni ed altri invece a riuscire a tenerli un po' più distanti. E qui rientriamo proprio nella soggettività, che è quello che un po' è il nostro lavoro, che permette poi di fare un lavoro di integrazione e di gestione più accurata, quindi Molto più specifico, certo. esattamente, esattamente, Sì, questo però. era per aprire un doppio tema, appunto, perché è molto corretto quello che dici. Cioè, i temi oggi principali, diciamo, se vogliamo rimanere sull'attualità, sono due. Uno è l'ecosistema inteso come avere cura del nostro ambiente esterno, e l'altro è l'ecosistema corpo. E cioè fare in modo che le difese immunitarie siano in grado di sostenere eventuali crisi di questo tipo. Ok? Probabilmente un insegnamento enorme che dovremmo trarre da questa cosa è, per esempio, utilizzare le risorse a noi vicine, no? Questo potrebbe essere molto di aiuto, no? Assolutamente. Non so come dire, è diventato indispensabile oggi assolutamente avere quell'alimento che cresce solo in Sud America. È un tema molto quasi divertente, no? Ok, questo comporta cosa? Un incredibile spostamento, un incredibile sfruttamento di quello spazio che invece è adatto e compatibile a dare la possibilità ad una comunità molto ridotta di persone di poter usufruire di quell'alimento. Ok? Un altro alimento nasce e cresce esclusivamente in Asia e per milioni di anni è stato utilizzato solo dalle comunità asiatiche. Oggi deve andare in tutto il mondo. Ok? Questo è molto, molto, molto impegnativo. È molto impegnativo. Forse bisogna trovare delle soluzioni un pochettino più dirette. Oggi siamo nell'obbligo di questa cosa qua.
stiamo utilizzando le risorse naturali del territorio, perché gran parte dei trasporti si sono dovuti ridurre. Insomma, sembra un insegnamento abbastanza diretto. Quindi In mi questa sembra che sì, siano due le cose principali, veramente. è una Quella è che fa una madre mi viene da dire: noi siamo questo, ok? E E uno poi la tira l'altro. vanno insieme. Un ecosistema non può non pensare al benessere dell'altro, nel senso che, come dicevi te, cioè, noi dobbiamo prestare attenzione a come stiamo trattando l'ambiente, perché questo poi ha ripercussioni sul nostro ambiente, quindi è un circolo vizioso che noi dobbiamo alimentare in maniera positiva. Invece purtroppo negli anni è successo esattamente il contrario, dovuto a numerosissimi fattori, questo sì, molti anche purtroppo indipendenti dalla singola persona, però è chiaro che se ognuno iniziasse a fare la propria piccola parte, si sono persi i concetti di stagionalità, di territorialità, una serie di situazioni che prima, quando si viveva in maniera negli anni passati, forse con più semplicità, adesso si ha troppo. E quando si ha troppo poi si vuole sempre di più e questo anche dal punto di vista della salute paradossalmente alla lunga porta degli svantaggi e ne stiamo pagando le conseguenze. Possiamo definirla un po' la ribellione forse dell'ecosistema ambiente che si è stufato che l'uomo pensa solo all'ecosistema dell'uomo. Quindi a questo punto possiamo dire che la pandemia vera è l'essere umano nei confronti della Terra. Il Non vero è una agente patogeno siamo noi. un'affermazione totalmente sbagliata, nel senso che C'è la possibilità che purtroppo, se manchiamo della giusta coscienza, diciamo, queste cose che stiamo dicendo da oggi, generali oggi si possono chiama essere. coronavirus, probabilmente fra qualche anno sarebbe emersa sotto altre forme, però era una situazione che prima o poi probabilmente doveva scoppiare e che io spero che ci dia, che ci faccia trarre i giusti insegnamenti nel proseguo. È una speranza, sono sincero, più che una convinzione, è brutto da dire, però non lo so. Preferisco su questo non aggiungere altro e sperare che veramente il tempo adesso di stare a casa ci dia la possibilità anche di fare un po' di riflessione e capire quello che importa davvero nella vita.